ottimi risultati raggiunti nel 2016 da parte della Procura della Repubblica di Ravenna. È apparso molto soddisfatto il procuratore Alessandro Mancini durante la conferenza stampa convocata quest'oggi per riferire i dati relativi all'attività svolta dagli uffici del Palazzo di Giustizia di Viale Falcone. Mancini ha voluto sottolineare l'alta percentuale di condanne registrata nel corso del triennio nei giudizi dinanzi al Tribunale in composizione monocratica. Nel 2014 eravamo arrivati al 64,90% delle condanne, 64,90, quindi quasi 65% delle condanne. Nel 2015, siamo arrivati all'80,17% di condanne. Nel 2016 siamo arrivati all'83,45% di condanne rispetto all'intero carico di processi. Il che significa, parlando sempre del 2016, 479 sentenze di condanna contro 76 sentenze di assoluzione. Quindi le assoluzioni sono pari al 12,99%. Rispetto, ripeto, all'83,45% di condanne. Questo penso sia un dato, come dire, di garanzia del cittadino, il quale vedrà il procedimento archiviato laddove non vi sono elementi che ti consentano di sostenere decisamente l'accusa in giudizio, ma saprà anche che se è rinviato il giudizio il rischio di una condanna è piuttosto elevato, come ho appena detto. Cioè non si manda a giudizio la gente sulla base di sospetti, indizi più o meno diciamo deboli o gravi. Il codice di procedura penale ci consente di chiedere l'archiviazione nei casi in cui gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Articolo 125 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Il bilancio dell'anno 2016 risulta oggettivamente positivo. Per quanto riguarda il movimento degli affari penali, le pendenze, cioè i processi, con sostanze, i procedimenti che noi abbiamo trattato, quest'anno sono stati iscritti 7.249 procedimenti. Di questi 7.249 sono stati definiti 7.976, e cioè sono stati definiti 727 procedimenti in più di quelli che sono entrati. Quindi abbiamo eliminato tutto quello che è entrato più altri 727 procedimenti. E quindi abbiamo aggredito la cosiddetta pendenza, l'arretrato, che è un arretrato per modo di dire perché noi trattiamo attualmente procedimenti che risalgono al più tardi al secondo semestre del 2015. Quindi un anno e mezzo fa, un anno e poco più, quindi non ci sono arretrati oltre quest'anno. Abbiamo una pendenza attuale di 1.229 procedimenti in corso di indagini, che determinano una pendenza media pro capite per ogni sostituto di 136 procedimenti, che è una pendenza assolutamente, diciamo, bassa, direi che non ha... Non è uguale, credo, non solo a livello statuale, ma insomma, ripeto, 136 procedimenti pro capite. Nel 2015 i procedimenti pro capite pendenti, cioè in fase di indagini preliminari, erano 309, quindi siamo arrivati a meno della metà delle pendenze pro capite dei procedimenti stessi. Novità sono state annunciate anche per quanto riguarda la sicurezza degli accessi esterni al Palazzo di Giustizia, che avviene oggi attraverso due tornelli e una postazione con metal detector presidiata dal personale della Polizia Municipale. Il servizio da parte del personale della Municipale terminerà il 28 febbraio e dal 1 marzo al 31 dicembre 2017 sarà gestito dalla società di vigilanza, che si aggiudicherà la gara di affidamento. Entro pochi giorni infatti dovrebbe essere ufficializzato il nome dopo l'approvazione ministeriale.